Zombie Apocalypse. Il capitolo 1088 di One Piece si intitola L'ultima lezione e si apre con un flashback ambientato all'ex quartier generale della Marina. Garp sta tenendo una lezione ai novizi e chiede loro cosa farebbero se si trovassero a dover salvare un anziano e un bambino, navigando però su un'imbarcazione a due posti. Kobe risponde che lui rinuncerebbe alla propria vita per salvare le altre due, ma Garp lo redarguisce, dicendo che bisogna dare la priorità alle vite più giovani, quindi bisogna mettere da parte l'anziano. La scena passa ad Amazon Lily qualche settimana prima del presente, durante l'assalto di Teach all'Isola delle Donne. Inizialmente quest'ultimo voleva portare via con sé 800 Marines in ostaggio e una nave da guerra, ma il capitano Kobe si è proposto come ostaggio, in cambio della salvezza di quegli uomini. Nel presente, la mano di Avalo Pizarro sta per schiacciare la nave di Garp. Quest'ultimo dà delle direttive importanti al trio Kobe, Grass e Meppo, dicendo loro che possono salvare i compagni e i civili in pericolo sulla nave. Lui aprirà una breccia, Kobe distruggerà la mano, Grass proteggerà gli altri dai detriti della distruzione e Del Meppo coprirà Kobe e Grass da chi tenterà di ostacolarli. Nonostante l'insicurezza di Kobe, i quattro si mettono all'opera in un baleno. Un piratucolo dei Kurohige spara una cannonata nei confronti di Kobe, ma Del Meppo si interpone e la blocca. Nel frattempo ad affrontare Garp arriva nuovamente Kuzan. L'eroe leggendario scatta in avanti talmente veloce da risultare invisibile anche per Kuzan, che viene travolto da un pugno del suo ex maestro. Senza un istante di pausa, Garp rimbalza tra un edificio e l'altro in una sorta di percorso a zigzag, raggiungendo l'altezza del teschio di Acinosu e colpendolo violentemente con la sua tecnica Galaxy Divide. Avalo Pizarro urla di dolore e sanguina dalla testa. Kobe e Grass si sono accorti che la breccia è stata aperta. Mentre la mano gigante dell'isola prosegue, Garp si ricorda di un evento del passato, risalente a quando Kobe era ancora un novizio. All'epoca Kobe si considerava una persona senza talento ed è per questo che si allenava 200 volte più duramente di chiunque altro, anche al di fuori degli allenamenti personali di Garp. Prima di tornare al presente, vediamo una nave da guerra piegata dai pugni di Kobe. Il sorriso di Garp precede la tempesta. Attraverso la tecnica Honesty Impact, Kobe salta all'altezza della mano di Pizarro ed effettua un pugno con Haki dell'armatura avanzato, che distrugge la mano, spaccandola a metà dal centro. Tutti quanti, compagni e nemici, rimangono esterrefatti dal potere di Kobe, mentre Pizarro continua a urlare di dolore. Mentre Grass con la sua rete d'argilla protegge gli altri dai detriti, Il Meppo prende Kobe in caduta libera e tutti loro si ritrovano sulla nave. Ora manca solo Garp, ma quest'ultimo li contatta tramite Radio Snail, dicendo loro che la missione è compiuta e che devono salpare da Acinosu senza di lui. Questo evento sarà ricordato come un monito per i pirati di tutto il mondo. Loro sono il futuro dei Marines. Dopo aver detto ciò, chiude la comunicazione, mentre vediamo Garp, a terra, trafitto da una spessa lancia di ghiaccio di Kuzan, mentre viene congelato e ride a crepapelle, circondato da tutti i pirati. Il giornale del giorno dopo avrebbe riportato il ritorno del capitano Kobe, la scomparsa dell'eroe leggendario Garp ad Acinosu con stato sconosciuto e l'assedio dello Yonko Luffy Cappello di Paglia all'Isola del Futuro. Intanto, nel presente, le navi della Marina stanno per raggiungere Egghead. Picciotti! Partiamo con le riflessioni del capitolo 1088. Sin dall'inizio annusiamo nell'aria qualcosa di strano. Il discorso di Garp sul salvare i giovani a discapito dei vecchi intuiamo sin da subito che verrà messo in pratica nel corso del capitolo, e infatti è stato così. Voglio però dare prima un parere generale su quello che è il capitolo, poi passeremo a sviscerare alcuni aspetti. Il capitolo riesce in tutto quello che vuole fare. È bello il momento introduttivo con Garp e Kobe a lezione, è bello l'attacco di Garp ad Avalo Pizarro, è bello l'Honestly Impact di Kobe, così come il momento dei saluti tra Garp e i suoi ragazzi.
tutto costruito magistralmente, con dei disegni da lasciare a bocca aperta, tavole pulite e comprensibili istantaneamente, seppur piene di particolari. Bisogna dire che il maestro Oda è davvero in grande spolvero. Ma passiamo adesso alle questioni più specifiche. Iniziamo con Kobe. Con il colpo sferrato alla mano di Pizarro, ci dimostra che non possiede soltanto un haki della percezione molto avanzato, come sapevamo da un pezzo, bensì è anche in grado di padroneggiare l'haki dell'armatura. Dico dell'armatura e non del re perché, a meno di conferme ufficiali, per ora non possiamo che parlare solo di quello. Il fatto che non abbia avuto bisogno di toccare la mano di Pizarro non basta, perché l'haki dell'armatura avanzato, oltre a poter distruggere le cose dall'interno, permette anche di far fluire l'haki e colpire senza toccare, come ci aveva sapientemente mostrato Rayleigh all'Isola C'è Nessuno. E per chi si stesse chiedendo dei fulmini, essi non bastano a confermare l'haki del re. Durante tutto Onigashima abbiamo visto tantissimi colpi con quei fulmini, e in gente che non possiede in alcun modo l'haki del re, ad esempio il colpo dei foderi a Kaido o la testata di Ulti a Luffy. Ciò che è interessante è però capire quanto Kobe sia forte. Con questo capitolo ha sicuramente guadagnato dei punti, e lo status di eroe glielo si può concedere, ma non penso che potrebbe arrivare ai livelli di un primo comandante, tantomeno di un imperatore. Un Kobe che combatte alla pari con Zoro o Sanji mi stonerebbe. Penso che al massimo potrebbe arrivare ai livelli di Jinbe, che reputo un gradino sotto a quei due. Questo perché Kobe ha peculiarità caratteriali che cozzerebbero nel vederlo troppo potente. Rimanendo in questo modo può alternare insicurezze a colpi sorprendenti, i quali non lo sarebbero più se si dimostrasse fortissimo in qualunque situazione. La cosa bella del suo personaggio è proprio questa alternanza. Se vogliamo fare una piccolissima critica al capitolo, il fatto di poter utilizzare l'haki dell'armatura sembra tirato fuori dal cilindro all'ultimo momento. Nei combattimenti precedenti non ci è stato mostrato nulla di tutto ciò, e questo macchia leggermente le sue gesta. E adesso passiamo a Garp. Innanzitutto facciamo i complimenti a nostro nonno Garp, che ha flexato nuovamente la sua immensa potenza, dando una lezione ad Avalo. Nonostante fosse a terra, si rialza e sferra un colpo del genere. Nulla da fare, una vera leggenda. Per quanto riguarda il suo discorso sul salvare i giovani a discapito degli anziani, lo capisco e devo dire che condivido. Preservare le generazioni future è la priorità per far sì che il mondo vada avanti. Per quanto riguarda la domanda che ci stiamo facendo tutti, cioè se è vivo o morto, su ciò ci ho riflettuto molto e a lungo, e sono arrivato alla conclusione che non penso sia morto, anche se tutto il capitolo è costruito ad arte per farcelo credere. Dico che non penso sia morto per due motivi. Il primo, banalmente, il messaggio del narratore riguardante i giornali del giorno dopo. È vero che Morgans può sbagliarsi e che quello che scrive non è oracolato, ma il darci l'informazione che le sorti di Garp sono sconosciute ha uno scopo, non è messa tanto per. Dobbiamo chiederci, a che pro farci sapere che nei giornali viene detto che la situazione di Garp è ignota? Se Garp deve morire in quel di Acinosu, non può esserci spazio per alcun dubbio. Titolo in prima pagina e certezza dell'esito. L'eroe della marina è morto. Fine. Un po' come è successo con Barba Bianca. Quando è morto l'abbiamo capito subito, e la sua dipartita è stata accompagnata da un epitaffio del narratore che al solo pensarci mi vengono i brividi. Secondo motivo. Non ha alcun senso che la ciurma di Teach lo faccia fuori. Ma proprio zero. Ragioniamoci insieme. Teach tiene Kobe in ostaggio perché vuole qualcosa in cambio dalla marina. Qualcuno della marina attacca Acinosu e riescono a liberarlo. Nello scontro la ciurma fa fuori una leggenda come Garp, e così non hai né l'ostaggio che ti serviva per quello che volevi, e in più ti sei inimicato la marina ulteriormente, avendo potenzialmente dei grattacapi che potevi evitare. Certo, si potrebbe discutere del prestigio o dell'onore di Barbanera e dei suoi uomini, i quali potrebbero vantarsi in giro di aver preso la testa di Garp. Ma è questo lo spirito della ciurma di Teach? Essa rispecchia gli ideali e il carattere del capitano, il quale fa della scaltrezza e dell'opportunismo il suo tratto distintivo. Se proprio vogliamo dare un beneficio materiale all'uccisione di Garp, potremmo parlare della taglia da 3 miliardi della Cross Guild, ma quella interessava più ai piratucoli assetati di denaro che a Teach e ai suoi uomini. Teach non ha mai mostrato interesse in quello. Quando cattura Ace lo fa perché mira ad ottenere il ruolo di Shichibukai, che gli serviva per arrivare ad Impel Down e prendersi i criminali più feroci, per poi arrivare a Marineford e rubare il frutto di Barba Bianca.
Vedete come tutto segue la logica dell'aumento della propria potenza? I soldi potrebbero consentirgli di acquisire nuove armi e assoldare dei pirati, ma è di gran lunga più interessato ai frutti e ad ottenere il riconoscimento di sovrano. Però se dico che Garp è sopravvissuto, come può con le ferite che ha subito? Allora, noi vediamo Garp trafitto da una lancia di ghiaccio, ed effettivamente tutto fa supporre che fosse un colpo decisivo. Ma ci sono, anche qui, due elementi da considerare. Il primo, nella storia di One Piece è già successo che un personaggio con ferite importanti si salvasse grazie al ghiaccio, e mi riferisco ovviamente a Soul durante l'incidente di Ohara. Ha riportato ustioni e ferite in tutto il corpo, ma col congelamento è sopravvissuto. Seconda cosa, Garp ha fatto vedere di potersi liberare facilmente dal congelamento di Kuzan. Penso che questa ferita serva a tenere la forza combattiva di Garp così bassa da non permettergli di liberarsi utilizzando l'Haki. Non è che Garp lo puoi tenere a bada facilmente. Tenerlo prigioniero richiede uno sforzo importante, un po' come abbiamo visto per Big Mom a Wano. Parlando di Kuzan, questo personaggio continua a darmi pareri contrastanti. Però devo dire che, se veramente dovesse avverarsi quello che ho detto, sarei quasi convinto della sua buona fede, perché capiremmo che il suo mettersi in prima linea contro Garp paradossalmente serviva per proteggerlo dagli attacchi dei suoi compagni di ciurma. E ricordiamoci che ci sono sempre gli episodi di Soul e Nico Robin che ci fanno pensare il suo non essere un villain. Non lo so, su Kuzan nutro davvero dei dubbi. Voi siete più o meno convinti dell'idea che vi eravate fatti dopo questo capitolo? Per concludere, dico che gli eventi di Hachinosu avranno ripercussioni importanti nella storia. Dentro la marina si creeranno più crepe di quante ce n'erano, perché i fedeli a Garp spingeranno ad attaccare Barbanera. Per quanto riguarda invece Luffy, una volta saputo di ciò, cercherà di agire, così come quando è avvenuto quando ha saputo di Vivi. Anche questa volta i suoi compagni cercheranno di farlo ragionare, dicendogli di fidarsi di Garp e che se la caverà? Chi lo sa, lo scopriremo. Intanto do il voto al capitolo, che per me è un 9, e vi invito a scrivere il vostro di voto qui sotto nei commenti. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e in descrizione trovate il link al nostro gruppo Telegram. Se vi va, unitevi per essere sempre informati sui nuovi video e sulle notizie legate a One Piece. Noi ci vediamo alla prossima, e sayonara! Bene picciotti, il video termina qui, speriamo che vi sia piaciuto. Se così fosse, vi invitiamo a mettere un like, condividerlo e iscrivervi al canale qualora non l'aveste già fatto, attivando la campanellina per non perdervi i prossimi video. Sayonara!